Un anno fa il Covid-19 entrò a far parte della nostra vita. Da quel giorno è cambiato tutto. Alla crisi sanitaria scaturita da quella che fu definita una pandemia mondiale, seguì quella economica, una crisi senza precedenti. A Pesaro nel 2020 hanno chiuso più di 40 negozi e tanti altri sono in procinto di farlo. Chi non ha gettato la spugna alle telecamere di Fano TV ha raccontato come sia cambiato oggi il modo di lavorare e quanto sia difficile in queste condizioni rimanere in piedi. Il problema è cambiato anche il modo di vestire delle persone, per cui si trovano delle persone che magari invece di indossare l'abito, la giacca, indossano delle belle tute da ginnastica. Noi ci siamo adeguati naturalmente a tutto questo con la speranza che le cose cambino un pochino, perché così certamente queste chiusure anche che da provincia a provincia non si può più andare, certamente in un momento delicato come questo ci danneggia ancora di più, perché è chiaro che chi viene da Riccione, chi viene da Cattoliche, a Pesaro non viene. Noi, molta clientela nostra fa parte, si trova su in Romagna, molta clientela si trova dopo Fano, per cui insomma. E per noi diventa un problema, comunque sia un problema grosso. Situazione complicata anche per i ristoranti che con le chiusure serali hanno subito perdite enormi. È praticamente rimasto solo i minimi termini per andare avanti. Noi intanto cercavamo solo di proseguire per arrivare a un punto dove si poteva ritornare tutta la normalità. Ma questo è molto lungo e perciò abbiamo avuto molte perdite così. Quindi le previsioni per il futuro quali sono? Lei è un'attività storica e di solito è anche molto ottimista. Io sono molto ottimista, io sono convinto che quando tutto ritornerà alla normalità, ammesso che resistiamo, non ci sono problemi per tornare. La gente è contentissima, anzi, di tornare alle vecchie tradizioni, alla vecchia cucina, tutto come prima, perciò penso che sia una cosa po molto positiva. Gli ristori ne avete ricevuti e se sì sono bastati? Ma i ristori erano così pochi che neanche un centesimo di quello che abbiamo perso. Però quello noi cerchiamo di sopravvivere lo stesso, insomma.